Buonasera, eccoci qui con le anticipazioni. Cioè, vabbè, stai a fare già tutto il giornale. Ci sei? Ah, sì? Giornale della coscia. Buonasera al nostro pubblico, al pubblico di Onda Rv e ovviamente a quello di Onda Strike, il nostro consueto appuntamento di intrattenimento, perché ormai ha assunto questa connotazione. Quindi salutiamo subito il nostro opinionista studio, Claudio Pacella. Buonasera, Claudio. Buonasera Andrea, buonasera agli amici. Eh Allora, riempiamo il ghiaccio perché usciamo da questa 2 giorni sì, impegnativa per le nostre italiane in come Champions. sempre. Siamo arrivati a metà proprio del girone di andata in Champions Sì. e per cui vediamo se è stato una 2 giorni vivace, se un po' erano risultati scontati oppure c'è stata qualche sorpresa. Scontato in Europa non lo è mai, Andrea lo sappiamo benissimo, però un turno favorevole e positivo, 3 vittorie e una sconfitta. Martedì il Napoli distruggeva all'Arena l'Ajax, stadio intitolato al fuoriclasse olandese Johan Cruyff, 6-1, clamoroso, superiore in lungo e largo la squadra di Spalletti, lo dobbiamo dire, addirittura andava in svantaggio Andrea, però poi non c'è stato nulla da fare, è stato dominato l'Ajax, adesso il Napoli è a 9 punti dopo 3 giornate, primo in classifica e si giocherà anche il primo posto alle sue spalle, a 3 punti il Liverpool. Sempre martedì scendeva a Milano con il Barcellona all'Inter. Una squadra, credo, sfavorita dai pronostici, visto l'andamento anche in campionato, però l'Inter riusciva con una tattica, secondo me, Andrea, perfetta a vincere 1-0. Possesso palla per il Barça e vittoria all'Inter. Questo lo possiamo chiudere. Sterile il possesso palla. Io credo che quando si parla di possesso palla è bene fare una differenza, quello del Manchester City e quello delle altre squadre, perché il Manchester City, oltre ad avere il possesso palla, riesce anche a segnare 4-5 gol. È una vittoria di spirito, finalmente di squadra, possiamo dirlo ai tifosi dell'Inter, di sacrificio della squadra di Inzaghi. Adesso qui c'è la possibilità di qualificarsi. È tutto rimandato alla settimana prossima, quando si recherà l'Inter a Barcellona. Mercoledì scendeva la Juve, doveva vincere, non poteva sbagliare, lo ha fatto 3-1 col Maccabi. Era sicuramente favorita la squadra di Allegri. Ritrovando un giocatore fondamentale per me, Andrea Di Maria, fuori classe assoluto all'argentino, e con un goleador a sorpresa che è il francese Rabiot. Sono 4-5 gare che Allegri finalmente lo fa giocare titolare. Missione compiuta, lo possiamo dire, ma per il gioco, per la tenuta, per la personalità, forse dobbiamo aspettare ancora, Andrea, per la Sì, squadra la di Juve Allegri. è Rabiot dopo questo avvio deludente, quindi poi si è Brava. fatto vedere. Il Napoli Poi. sembrava la PlayStation, Sì, perché effettivamente un perché. risultato, anche se sono 3 punti in palio, Sì. si dice nelle piazze, ma che però sei a uno con l'Ajax, insomma, Sì, non quello è. di Napoli, quello del Napoli è stato veramente clamoroso, bellissimo da vedere la squadra di Spalletti. Poi c'è stata l'unica nota negativa, se Sì. vogliamo, del Milan sul campo del Chelsea, un 3-0 secco che non lascia scampo ai ragazzi di Pioli, però dobbiamo dire, insomma, un attenuante c'è, tanti sono adesso i giocatori assenti al Milan, molto infortunati, però anche qui il girone equilibrato, aperto e tutto è rimandato a martedì prossimo quando a San Siro scenderà proprio il Chelsea nella gara Vediamo di che piega ritorno. prenderà, no, questo Hanno tutti la girone. possibilità di qualificarsi. Vogliamo sperare per tenere, insomma, un po' Assolutamente. arrivare alla fase decisiva anche con tutte Sì. le italiane che possono farlo. C'è chi deve dare di più e chi invece ha già in Sì. cassaforte la Sì, qualificazione. assolutamente. Allora, vediamo invece, torniamo alla Serie A con Sì. questo weekend che insomma è pieno di partite interessanti e Sì. significative, per cui vediamo la prima schermata, Claudio, tutta incentrata come di consueto proprio sulla Serie A. Sì, alla nona giornata si giocheranno le gare sabato, domenica e lunedì. Con noi stasera gioca Alessandro. Inizia Sassuolo-Interix, 2 più gol, una combo. Dopo la quarta sconfitta in campionato, come le dicevo, in campionato l'Inter delude ancora 1-2 con la Roma interno, non può sbagliare. Però il Sassuolo negli ultimi anni è stato sempre un osso duro. X2 come Alessandro, vedo. Milan-Juve. Gol più over, big match di questa nona giornata, è una classica ormai, lo sappiamo, della Serie A, non ha bisogno di molte parole di presentazione, dobbiamo solo sperare in una bella gara. Io vedo leggermente favorito il Milan 1x. Bologna-Sampdoria, Alessandro dice x2. Questo è un incontro molto molto delicato per le due squadre. C'è stato il cambio in panchina prima del Bologna con Thiago Motta. E poi oggi ancora con Stankovic, due ex dell'Inter del triplete, io dico 1x a favore del Bologna. Torino-Empoli, Alessandro dice under 3,5, cioè da 0 a 3 gol. Sconfitte tutte e due le squadre, ma per il Torino è stata la terza sconfitta di fila, quella a Napoli. Io lo vedo leggermente favorito 1x. Continua Alessandro con Monza-Spezia, 1x più gol.
E sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria con la Juve per il Monza c'è stata anche quella a Genova con la Sampdoria. Questo comunque è uno scontro diretto, Monza a 7 e lo Spezia a 8. Io lo vedo leggermente ancora favorito 1x. Salernitana-Verona, continua Alessandro, 1 più over. C'è stata la terza sconfitta per il Verona 1-2 in casa con l'Udinese, ma brutta è stata anche quella della Salernitana, Andrea, 5-0 addirittura con il Sassuolo a Reggio Emilia. Qui deve rifarsi la squadra di Nicola, 1x. Continua Alessandro, Udinese-Atalanta, x2 più over. Questa è una gara molto interessante, l'incontro tra le due squadre più in forma del campionato. Pragmatica la vedo quest'anno l'Atalanta, ma molto concreta anche l'Udinese. A 19 punti l'Udinese e a 20 l'Atalanta. Questa è una gara tutta da godere. Seconda e terza in classifica, io dico X. Cremonese-Napoli, Alessandro dice 2. E parlavamo di squadre in forma, ecco qui, la prima in classifica a pari punti con l'Atalanta, però per differenza reti parliamo del Napoli. E a Cremona sembra sulla carta una gara semplice. Oddio, anch'io come Alessandro vedo il 2 comunque. Poi continua Roma-Lecce 1. Questa è una gara, Andrea, con tanti ricordi. Ricorderai nella penultima giornata, tanti anni fa, la sconfitta della Roma proprio con il Lecce 2-3, che costò così il campionato alla squadra romana. Però adesso, insomma, dopo la vittoria a San Siro con l'Inter galvanizzata, la squadra di Mourinho, ma mai fidarsi di questo Lecce. Però io come Alessandro dico 1. Chiude la schermata Fiorentina-Lazio, gol. Quarta è la Lazio, anche lei bene in questo campionato, 17 punti con 3 vittorie di fila, va a Firenze con una squadra, oddio, quella di Italiano incostante nei risultati, è a 9 punti, quasi la metà della Lazio, segna poco, solo 7 gol, e infatti io dico X2. Sì, forse gol è l'indicazione più pertinente. Vediamo la schermata più insidiosa, quella sì, dei risultati esatti. Assolutamente. Sappiamo che il campionato finora era stravolto, no? Sì, ciò sì, che sì, era scontato. Sì. Ci dicono Cremonese-Napoli 1-3, Roma-Lecce 2-1 di misura, Fiorentina-Lazio 1-1. Io dico sì, la vittoria del Napoli 0-3, Roma-Lecce anche qui una vittoria ad occhiali 2-0 per la Roma e di misura la Lazio a Firenze 1-2. Chiudiamo con la schermata. Ancora più difficile, Caprari, Piontek, Ederson, Raspadori, Dybala e Immobile. Io ho un punto interrogativo solo a Ederson e gli altri dico ok, ci può stare. Allora, noi vogliamo chiudere questa trasmissione perché c'è questa coincidenza. Abbiamo parlato della prima metà della Champions League, però siamo arrivati anche a metà, Claudio. Sì, bravo. Siamo bene il conto del campionato italiano. Sì, siamo alla nona. In mezzo al guado, no? La metà della metà. Esatto. La metà del girone di andata. Bravo. Conferme, delusioni, sorprese. Cerchiamo di fare un'analisi un po' a tutto tondo. Ma guarda, rispondo subito alla tua ultima domanda. Basta vedere la classifica attuale. Napoli, Atalanta, Udinese, Lazio, Roma. Top. Un pochettino diversa dagli altri anni. Non ce l'aspettavamo forse la seconda parte della classifica. Bravo. Poi ha invertito, no? Qui c'è, lo vediamo con gli amici, lo sapranno. L'Atalanta oggi ha 20 punti più 6 dell'anno scorso. L'Udinese, pensa Andrea, 19 punti oggi più 10 dell'anno scorso, 10 punti più dell'anno scorso, una grande sorpresa. La Lazio ha 17 punti più 3 dell'anno scorso e la Roma un solo punto a 16, l'anno scorso era a 15. L'unica conferma, pur avendo 4 punti in meno, è il Napoli. 8 giornate l'anno scorso, 24 punti, cioè le aveva vinte tutte 8. E anche avendo quest'anno Napoli, 20 punti, c'è una stabilizzazione, però si conferma, con un'energia, bravo, con un'ambizione sicuramente diversa, no? Assolutamente, l'anno scorso c'è stato quel vuoto posizione. Da gennaio, diciamo, Claudio, che i colori sono rimasti bianco-nero, rosso-nero, però bravo, un po' diverso. Poi le delusioni sì, ci sono state, mancano dei punti al Milan per esempio. Beh, l'anno scorso, quest'anno 17-22, meno 5, l'Inter anche quest'anno a 12 mancano 5 punti, la Juve ecco è nella delusione costante, perché l'anno scorso aveva 14 punti, addirittura quest'anno riesce a fare un punto in meno a 13 punti. A 13. Insomma, è un campionato, sicuramente l'abbiamo detto, ma lo dicono quasi tutti, molto anomalo, forse il campionato più anomalo di sempre. Perché? Perché si giocheranno, almeno per le prime in classifica che giocano nelle coppe, 21 gare in 3 mesi. Andrea, sono 9 gare in più del solito. 7 gare ogni mese vuol dire giocare 7x3, 21 ogni 3 giorni. Insomma, può succedere di tutto. Vuol dire non stare più in panchina. Bravo, ma più infatti in panchina, più a letto. No? Ma infatti si vede anche negli infortuni, ci sono tanti infortunati in ogni squadra. È un c'è la sosta condizionato da questa impaginazione diversa. Bravo, mettiamoci la sosta dei mondiali da novembre a dicembre. Però è anche vero che le big non tirano, perché tu
punti che vuoi perdere, ma vuol dire che la Juve non è più la Juve, Sì, il Milan non è più il ci sono, Milan, l'Inter, sì. lo dicevamo, la sosta, sì, la Juve ha fatto qualche punto, però l'Inter addirittura, Sì, insomma. addirittura l'abbiamo visto, mancano dei punti sia all'Inter che al Milan. Però voglio dire, con tutte queste motivazioni che diamo, c'è anche la sosta dei Sì, mondiali e sì, sì. tutti gli stranieri che andranno ai mondiali. Quando si riprenderà il campionato, Andrea? Davvero quest'anno può succedere di tutto? Cioè, chi l'ha detto che l'Atalanta non può vincere il campionato? Sì. Oppure Cioè, voglio dire. potremmo aspettarci uno stravolgimento nel girone di ritorno, Sì. perché è chiaro Bravo, che poi oppure alla fine. torneranno in auge quelle che sono le squadre maggiori e magari avrà un declino o una sosta lunga, lo stesso Napoli che negli ultimi anni purtroppo da gennaio a febbraio è costato sempre il campionato. Sì. È tutto da vedere, però è vero questo, è un campionato anomalo, può succedere di tutto. Va bene, allora staremo a vedere, grazie per questa Grazie sempre Andrea, grazie agli lucacella, amici. grazie al nostro pubblico, buona serata su Onda Verde.